Avete notato quante automobili a idrogeno ci sono in giro? No? E di elettriche fuel cell? Neppure? Ci sono diversi motivi per cui il loro numero è così esiguo e con ogni probabilità continuerà a esserlo anche nei prossimi anni. E in questo video cercherò di spiegarli. L'idrogeno è il primo elemento della tavola periodica, l'elemento più semplice che esiste, il più abbondante nell'universo e probabilmente anche il primo ad essersi formato subito dopo il Big Bang. Nella sua forma più semplice, il suo atomo è costituito da un nucleo contenente un solo protone con un solo elettrone che gli orbita attorno. Questo isotopo si chiama protio e costituisce oltre il 99% di tutto l'idrogeno esistente. Ne esistono poi altri due isotopi stabili, il deuterio, all'interno del cui nucleo è presente un neutrone in più, ed il trifio, il cui nucleo contiene due neutroni. Sono inoltre possibili altri isotopi contenenti fino a 7 neutroni, ma sono così instabili per cui la loro vita dura meno di un millesimo di secondo. Questo a livello atomico. A livello chimico, invece, si presenta come una molecola biatomica, H2, che a temperature e pressioni ordinarie si presenta come un gas che andrebbe più propriamente chiamato di idrogeno, ma dato che siamo approssimatori seriali, chiamiamo comunque idrogeno. Questo gas ha delle caratteristiche molto ma molto interessanti. Innanzitutto è estremamente reattivo, si combina facilmente con altri elementi, dando origine a un'infinità di molecole, tra cui molte di quelle essenziali per la vita. Un esempio fra tutti, l'acqua. Il nome stesso, idrogeno, vuol dire generatore d'acqua. Questo perché, quando viene bruciato, si combina con l'ossigeno e produce come materiale di scarto vapore acqueo e molta, molta energia. 142 megajoule al chilogrammo, circa il triplo della benzina. Riassumendo, è estremamente abbondante, la sua combustione è estremamente pulita ed è molto carico di energia. Si potrebbe pensare che l'idrogeno sia la soluzione a tutti i nostri problemi energetici. Purtroppo, però, le cose non stanno propriamente così. Ci sono almeno un paio di grossi problemi da superare per poterlo usare senza problemi. Andiamo a vedere quali. Iniziamo dal problema più semplice, quello dello stoccaggio, cioè la possibilità di poterlo inserire in un contenitore per poterlo conservare ed eventualmente trasportare anche per il suo utilizzo. Allo stato gassoso, a temperatura e pressioni ordinarie, l'idrogeno è estremamente leggero. Pesa circa 84 grammi al metro cubo. Questo vuol dire che per poter trasportare un chilo di gas non compresso ci vuole un serbatoio dal volume di 12 metri cubi. 2 kg per autocisterna. Ipotizzando che questa autocisterna utilizzi l'idrogeno che trasporta come carburante per muoversi, con quella quantità potrebbe fare sì e no una ventina di chilometri. Per fortuna i gas si possono comprimere. Una bombola BMW da 300 bar, un volume di circa 200 litri ed il peso di quasi 150 kg può trasportare circa 8 kg di idrogeno, l'equivalente più o meno di 25 litri di benzina. Certo, un gas si può anche liquefare, ma liquefare l'idrogeno non è affatto semplice, non alle pressioni a cui riusciamo ad arrivare senza troppi sforzi. Per liquefare l'idrogeno non è sufficiente comprimerlo, bisogna anche raffreddarlo.
e l'idrogeno si mantiene liquido a una temperatura di circa 250 gradi sotto zero. Raffreddare, comprimere, stoccare e mantenere liquefatto un gas richiede energia, anche molta se volessimo andare a vedere, ma per il momento lasciamo perdere. Diciamo solo che questi sono problemi tecnici in parte superabili, è solo questione di tempo. E andiamo a vedere l'altro grosso problema, la produzione dell'idrogeno. Come ho già detto, l'idrogeno è l'elemento più diffuso nell'universo ed è estremamente abbondante anche qui sul pianeta Terra. Ma ho anche detto che è estremamente reattivo e si combina facilmente con un sacco di altri elementi. Per comprendere quanto sia abbondante, basta prendere come esempio l'acqua. Un atomo su tre di quelli che compongono la sua molecola è idrogeno. Ma proprio perché è così reattivo, è estremamente difficile trovarlo puro. Ad esempio, nell'aria che respiriamo, solo 5 parti per milione sono costituite da idrogeno gassoso. Ne consegue che per poterlo utilizzare bisogna estrarlo da qualcos'altro, per esempio dall'acqua. Non è complicato, anzi è di una semplicità disarmante. Basta dell'acqua, un pugno di sale per renderla più conduttiva, un contenitore dalla forma opportuna per poter catturare il gas e dell'energia elettrica in corrente continua. Si può fare anche a casa, è davvero molto semplice. Ma c'è sempre un ma quando le cose sono troppo belle. Per convincere l'idrogeno a separarsi dall'ossigeno ci vuole tanta energia. Per ottenere un chilogrammo di idrogeno ci vogliono circa 100 kWh di energia elettrica. Se consideriamo che un chilogrammo di idrogeno possono produrre circa 40 kWh di energia, equivalenti ai nostri 142 MJ, ci accorgeremo che questo processo ha un'efficienza del 40%. Immettiamo 100, tiriamo fuori 40. Certo, l'idrogeno si può produrre anche con altri sistemi. Quando è stato ottenuto la prima volta nel 500 da Paracelso, nel 600 da Boyle, nel 700 da Cavendish e poi altri, è stato ottenuto mettendo dei metalli come lo zinco in acidi forti come ad esempio l'acido cloridrico. Inoltre si può ottenere dal cosiddetto reforming degli idrocarburi come ad esempio il metano. Questo sistema è quello economicamente più conveniente, ma non è pulito come scindere l'acqua nei suoi elementi costituenti. Ogni sistema ha dei pro e dei contro, o richiedono molta energia, o producono materiali inquinanti, o ambo le cose. Il reforming del metano, per esempio, oltre a richiedere che venga immessa dell'energia, produce come materiali di scarto monossido e biossido di carbonio, che sono gli elementi per evitare i quali vorremmo utilizzare l'idrogeno come combustibile. Per questo motivo, l'idrogeno ottenuto dagli idrocarburi viene chiamato anche idrogeno sporco. Ma fingiamo un momento che questi problemi di produzione, stoccaggio, trasporto non esistano. Come si può utilizzare l'idrogeno? Beh, il metodo più semplice è quello della combustione diretta, come avviene per esempio nella saldatura con la fiamma ossidrica. Anche se la maggior parte delle saldature a gas che si effettuano normalmente sono ossiacetileniche, cioè si combina l'acetilene con l'ossigeno, in alcune condizioni è preferibile utilizzare l'idrogeno. Una volta, per esempio, si utilizzava la fiamma ossidrica per le saldature subacquee, mentre adesso si preferisce la saldatura elettrica, ma questo non c'entra niente con l'idrogeno. Un gas che esce da un ugello ad alta pressione genera una spinta. È quello che avviene, per esempio, nei motori dei razzi, come per esempio il BE3 e il BE4 di Blue Origin, motori utilizzati rispettivamente per New Shepard e New Glenn. Questi razzi
hanno dei serbatoi di idrogeno e di ossigeno che vengono iniettati ad alta pressione attraverso un ugello che genera la spinta per sollevare un razzo in orbita. Il residuo della loro combustione è vapore acqueo. Questi razzi sono estremamente puliti, fatta eccezione per come viene prodotto l'idrogeno. Con l'idrogeno si possono alimentare anche i normali motori endotermici, tanto i motori a pistoni quanto i motori a turbina. Di questi tipi di motori ho parlato in un video un po' di tempo fa. Purtroppo questo tipo di motori è scarsamente efficiente. Non è colpa mia, prendetevela con Carnot. Senza sistemi di recupero del calore come quelli che si utilizzano nelle centrali elettriche, questo genere di motore difficilmente supera il 50% di efficienza, mentre nell'impiego reale, pratico di tutti i giorni, come all'interno di un'automobile, difficilmente raggiunge il 40% di efficienza. Ecco, ricapitoliamo un attimo e facciamo il punto su un'eventuale automobile a idrogeno. Fingiamo di voler far andare un'automobile ad idrogeno con l'intento di inquinare il meno possibile. Per ottenere questo risultato dovremmo utilizzare idrogeno pulito, quello che si ottiene scindendo l'idrogeno dall'ossigeno dell'acqua. Per farlo dovremmo utilizzare energia pulita, eolico, solare, eccetera. E abbiamo visto che questo processo ha un'efficienza del 40% circa. Poi lo trasportiamo in grosse e pesanti bombole. Abbiamo visto che ci vogliono 140 kg di bombola per portarne 8 di idrogeno. Ed infine lo bruciamo in un motore che, se tutto va bene, mi restituisce il 40% di energia in forma meccanica. Poi ci saranno ulteriori perdite da parte di sospensioni, cambio, trasmissioni, gomme, eccetera, attriti vari, ma al momento non ne parliamo. Ci fermiamo al 40% del 40%, che vuol dire che io ho immesso 100 e ho ottenuto 16. Facciamo un attimo un confronto con un'automobile elettrica a batteria. Un'ottima batteria a litio in condizioni ideali può raggiungere un'efficienza di ricarica anche del 97%, visto che le condizioni ideali non esistono e le batterie non sono tutte ottime, stimiamo un 90%. Un ottimo motore elettrico in condizioni ideali anch'esso raggiunge il 97% di efficienza, ma siccome non tutti i motori sono ottimi e le condizioni ideali non esistono, anche qua stimiamo un 90% di efficienza circa. Siamo al 90% del 90%, che vuol dire 81% di energia complessiva. Purtroppo questo è un calcolo teorico: tra il motore e la batteria c'è in mezzo un sistema di regolazione e gestione del motore che assorbe un po' di corrente anche lui. Fingiamo che assorba il 10% dell'energia che esce dalla batteria, che non è vero, è più vicino alla situazione di guasto, normalmente sono inferiori al 5%, però facciamo finta che sia il 10%. Anche in queste condizioni l'efficienza complessiva fino al motore è del 64%. 64 contro 16. Chi vince? Senza contare gli intrinseci vantaggi del motore elettrico. Può disporre di tutta la sua coppia motrice fin da fermo, il che significa che può fare molto più lavoro con molta meno potenza installata. Ma torniamo all'idrogeno. Spesso viene proposto l'idrogeno come vettore energetico al posto delle batterie. Era il 2009 o il 2010, non mi ricordo. Mi ricordo che ero andato a Leyma, a Bologna, per assistere alla presentazione del New Holland NH2, un trattore agricolo elettrico alimentato da fuel cell.
Le celle a combustibile sono dei particolari contenitori in cui l'idrogeno viene immesso, fatto passare attraverso speciali membrane, attraverso le quali viene ossidato e mentre lo fa cede energia elettrica. La logica per cui sono nati è quella che se con l'energia elettrica si può separare idrogeno da ossigeno, quando si uniscono dovranno generare energia elettrica. Ed è anche vero. Sono passati circa 12 anni e in campagna continuo a vedere dei trattori diesel, sempre più grossi tra l'altro. Ma perché? Beh, perché sono sempre gli stessi. Partiamo dall'efficienza delle celle a combustibile. Anche se in laboratorio e giocando con gli idrocarburi si sono raggiunti dei valori di efficienza superiori al 60%, nell'impiego reale e utilizzando solo idrogeno pulito, l'efficienza di conversione orbita attorno al solito 40%. Poi, anche se su un trattore il peso non è un limite, anzi, per certi aspetti aiuta anche la trazione, è un limite l'ingombro, la dimensione del serbatoio che ti puoi portare appresso. La versione diesel dello stesso trattore di cui hanno fatto il dimostratore elettrico fuel cell, con un pieno di gasolio, riesce a lavorare circa 12 ore. La versione fuel cell, con un pieno di idrogeno, riesce a lavorare per un paio d'ore. Non è proprio la stessa cosa. Da quello che ho detto finora, si potrebbe pensare che sono contro all'idrogeno e a tutte le tecnologie che vi orbitano attorno. Non è affatto vero. Io sono contento che queste tecnologie esistano e si possano impiegare in quegli ambiti in cui non esistono alternative. Però mi dà un po' l'impressione di guardare un cane che si morde la coda. Per produrre idrogeno pulito ci vuole energia pulita, però usando idrogeno si spreca l'80% dell'energia. L'idrogeno sarebbe davvero interessante come vettore energetico soltanto se potessimo produrre energia elettrica a costi così ridicoli per cui potremmo sprecarne l'80% senza fare impianti. E la cosa divertente è che questa energia potremmo ottenerla se riuscissimo a realizzare la fusione nucleare controllata. E la fusione di cosa? Ma dell'idrogeno naturalmente. Di fusione nucleare ne ho parlato in un video un po' di tempo fa. Con l'idrogeno contenuto in un litro d'acqua si otterrebbe la stessa quantità di energia che otteniamo bruciando circa 2000 tonnellate di oli combustibili. Certo, anche in questo caso ci sarebbe da accettare qualche compromesso. La coperta è sempre troppo corta, ma il video si sta facendo piuttosto lungo. Ne parlerò un'altra volta. Se ti è piaciuto il video, sai già cosa devi fare. Like, ti iscrivi al canale, lo fai vedere ai tuoi amici e alla prossima!